Daniele Arigliano è nuovo azionista di maggioranza del Brindisi dopo aver rilevato il 50% delle quote in possesso dell'ingegnere Umberto Vangone. L'imprenditore brindisino racconta le emozioni che hanno portato a questo tribolato passaggio ufficiale. L'emozione sì, in effetti è stata intensa perché comunque è stato un passaggio anche abbastanza farraginoso. Però l'abbiamo dovuta mettere subito da parte perché la scadenza di martedì è praticamente vicina, ci sono solo 3 giorni lavorativi, ovvero oggi, lunedì e martedì, per poter concludere tutto ciò che è necessario per presentare una domanda di ripescaggio fatta per bene e avere quante più possibilità possibili di accedere nuovamente al campionato di Serie D. Inizia una nuova fase, le attenzioni dei tifosi biancazzurri sono focalizzate sulla domanda di ripescaggio in Serie D. È più che legittimo che i tifosi chiedano la situazione della domanda di ripescaggio perché, come già detto in passato, al Brindisi già la Serie D è una categoria che sta stretta, quindi praticamente sarebbe un incubo approdare nuovamente in eccellenza. Quindi è più che legittimo che i tifosi facciano questa domanda e ai tifosi, come già detto in passato, dobbiamo chiedere solo un pochino di pazienza perché il passo successivo al ripescaggio, al di là del suo esito, sarà quello di riorganizzare per bene la società e gettare le basi per un progetto a medio-lungo termine, non certo una avventura di 2 cercando di fare tutto ciò che si può in maniera disorganizzata. Dobbiamo organizzarci bene e gettare le basi assieme agli altri soci che sono rimasti con me in società per un futuro quanto più concreto possibile. Parallelamente al passaggio di quote, Arigliano ha valutato vari profili professionali per la prossima stagione, alcuni dei quali si sono proposti per questa nuova avventura, segno che Brindisi è sempre una piazza appetibile. A dire il vero, sin da subito, già quando una decina di giorni addietro si parlava di questo passaggio di quote da parte dell'ingegnere Vangone, ho ricevuto svariate telefonate che mi hanno, tra virgolette, inorgoglito, perché sia persone di mia conoscenza diretta e anche tramite altre persone che non conosco direttamente, ho ricevuto vicinanza, ho ricevuto il segnale giusto che probabilmente qualcosa di buono si può fare. E per quanto riguarda il futuro, bisogna aspettare innanzitutto di sapere l'esito del ripescaggio, perché al di là dell'assetto societario bisognerà poi decidere l'assetto tecnico, e quindi mi riferisco al direttore sportivo, allenatore, e trovare dei profili adatti alla categoria nella quale verremo destinati. E da là poi pian piano imbastire il tutto e circondare la società delle persone giuste al posto giusto che possono appunto ridare a Brindisi la serenità e la solidità di una volta.